L'Istituto Vegni è un po' un gioiello di famiglia, se vogliamo, perché nella nostra aretinità, non soltanto nella Valdichiana, ma direi abbraccia un po' tutta la nostra Arezzo, l'Istituto Vegni è un po' quello che ha portato avanti tanta storia della nostra agricoltura, del nostro sapere di famiglie agricole, sia nel vino che nell'ulivo, che un po' in tutta la storia agraria. E vorrei che Andrea Mencacci, che è qui con noi, dottore agronomo specializzato in scienze agrarie, nonché docente di scienze naturali all'Istituto Vegni, ci parlasse un po' di questo istituto, di quello che fa e anche di che cosa stasera noi affronteremo. Sì, innanzitutto ringrazio il sindaco e il comune di Subiano per l'invito. Io appunto sono il professor Mencacci Andrea, docente di scienze dell'Istituto Vegni. L'Istituto Vegni è un istituto storico della Valdichiana e della provincia di Arezzo che nasce già alla fine del 1800 grazie a un benefattore, Angelo Vegni, che lasciò tutti i suoi averi affinché fosse creata una scuola di istruzione agraria. Recentemente all'indirizzo agrario si è affiancato un altro indirizzo collegato che è l'indirizzo alberghiero. La nostra scuola è assimilabile ad un campus, ha delle strutture quali il convitto in cui vengono ospitati i ragazzi che vivono più lontano e un'azienda agricola di 126 ettari, di cui 20 adibiti a vigneto, e una cantina collegata ad essa in cui si vinificano le uve prodotte. Ovviamente l'azienda e la cantina sono i primi laboratori per i ragazzi, quindi l'Istituto Vegni ha una forte vocazione verso questo mondo vitivinicolo e da quest'anno abbiamo introdotto un nuovo corso di specializzazione enotecnico che è un sesto anno, quindi è una naturale prosecuzione del percorso quinquennale in enologia ed è effettivamente un corso di specializzazione della durata di oltre 1000 ore, formato da lezioni frontali, da laboratori e da stage nelle varie aziende del territorio. Questo corso è importante e oggi qui portiamo dei ragazzi che lo frequentano perché mira a sviluppare delle professionalità in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, nel mondo enologico e di saper gestire a 360 gradi tutto il processo vitivinicolo, quindi che va dal lavoro in vigna alla trasformazione in cantina. E quindi lascio... Ecco, sì, prima di passare ai nostri, ai vostri allievi, sì, che poi sono i futuri enologi e non soltanto, anche periti agrari, voi fate anche sperimentazione all'Istituto Vegni? Sì, abbiamo delle parcelle sperimentali per quanto riguarda ad esempio l'aglione, una coltivazione che è stata riscoperta recentemente nel nostro territorio grazie anche al professor Tremori. E anche nell'ambito enologico, quindi rileviamo i vari dati, sperimentiamo i vari processi enologici e abbiamo delle nostre produzioni che vanno dai vini rossi bianchi al novello, che viene proprio è un progetto che fanno proprio i ragazzi stessi, che poi vanno a vendere nei mercati. E quindi ecco, facciamo anche effettivamente sperimentazione nei vari ambiti del mondo agricolo. Ecco, la vostra tipicamente la zona del Bianco Vergine della Valdichiana, ma noi affrontiamo stasera invece un altro prodotto tipicamente toscano e non soltanto toscano, direi dell'Italia centrale più, certo, ampiamente, per cui anche Marche, Umbria e probabilmente anche un po' di Lazio sono coinvolte in questa produzione del Vinsanto, ma Vinsanto è tipicamente toscano, almeno nel nome. Certo. E allora di questo, sì, Vinsanto e della nostra tradizione toscana, di questo splendido vino, ne parlerà ora Antonio Russo. E allora Antonio ha frequentato, sì, il quinto anno, frequenta il quinto anno all'Istituto Vegni.
Abbiamo già sentito come questo istituto sia un po' all'avanguardia nella nostra provincia e non soltanto nella nostra provincia. Direi che è un fiore all'occhiello della nostra cultura agraria italiana. Sì, buonasera a tutti, sono Antonio Russo, come ha detto frequento la classe quinta enologia dell'Istituto Venni. Ringrazio gli organizzatori per averci invitato a presentare la storia del Vinsanto. La storia del Vinsanto. Il Vinsanto è un antico vino di colore paglierino, più o meno carico, che per le sue caratteristiche diverse dai vini bianchi viene consumato principalmente come vino da dessert o vino da meditazione. Nella storia popolare ha sempre rappresentato e rappresenta tutt'oggi il vino dell'ospitalità e dell'amicizia. Fin dal Medioevo il Vinsanto ha sempre occupato un posto molto importante nella storia. Le origini del nome Vinsanto vengono attribuite a varie vicende legate a vari luoghi della Toscana e in alcuni noti paesi del mondo, fino a ritrovarlo sotto forma di vino fiorentino, anche in un'opera sacra di San Cipriano, vescovo cartaginese vissuto nel III secolo d.C. In quest'opera viene rappresentata la scena reale dove il Vinsanto passo viene paragonato per qualità al vino fiorentino, fra i più deliziosi vini esistenti. Un esempio lo abbiamo a Siena, infatti una prima leggenda parla di un frate che nel 1348 distribuiva agli ammalati di peste un vino già impiegato dai suoi confratelli per celebrare la messa, un vino pretto e che faceva guarire i malati che lo bevevano. Nel 1349 si svolse a Firenze il concilio ecumenico. Durante una pausa di questi lavori, il dottissimo patriarca greco Bessiarone, al seguito dell'imperatore Giovanni VIII Paleologo, bevendo il vin pretto, esclamò: «Ma questo è il vino Xanthos», che in greco significa vino giallo, forse riferendosi a un certo tipo di vino passito greco, un vino fatto con uva sultanina pressata di Santorini. Da allora il vin pretto di colore giallo divenne Vinsanto. Un altro esempio lo abbiamo in Umbria, infatti prende il nome vino dei preti, questo perché appunto se ne faceva uso durante il santo sacrificio. Sempre in Umbria altri lo appellano anche come vino natalino perché veniva preparato intorno alle feste di Natale. Vino forzato perché fatto fermentare in speciali caratelli chiusi ermeticamente. In Francia veniva denominato vin de curé, che tradotto in italiano appunto vuol dire vino dei preti. La classificazione, il Vinsanto enologicamente parlando appartiene alla classificazione di vini santi o appassiti, detti anche vini di paglia, perché in alcune regioni italiane vengono fatte appassire sia sui cannicci ma anche sulla paglia, e anche i francesi li denominano vins de paille. Infatti già nel 1865 Francesco Lolli sul manuale del vignaiolo parla di vini di paglia ma anche di vini rinforzati, ovvero quei vini ottenuti dalla fermentazione di uve tenute a appassire sopra i cannicci, stanze ben ventilate, dove il mosto acquisti densità maggiore e si concentrano i principi zuccherini. In Italia la tradizione del Vinsanto è veramente forte, per questo motivo se ne trovano di diversi tipi, girando di luogo in luogo, regione in regione, anche a seconda del tipo di uva utilizzata, come vedremo dopo. Anche se poi il procedimento per la realizzazione di questo prezioso nettare è pressoché simile per chiunque si cimenti nella realizzazione. Per la preparazione ci si avvale di uva bianca come Trebbiano, Malvasia, San Colombano e Grechetto, o uva rossa, Sangiovese e Cannaiolo, a seconda appunto del prodotto che è tradizione produrre. In Toscana si produce un Vinsanto denominato Occhio di Pernice con uva sangiovese nella misura
minima dell'80%. Cusmano è uno scrittore di agricoltura statunitense che indica le definizioni sul tuo dizionario. Vinsanto, fatto con uve ben appassite o sulle viti stesse o sui cannicci. Vinsanto forzato, fatto con uve ben appassite o sui cannicci stessi o sulle viti, il cui mosto viene messo nei caratelli chiusi ermeticamente sino all'estate e poi viene imbottigliato. Vinsanto non forzato, fatto con uve ben appassite o sulle viti stesse o sui cannicci, il cui mosto viene messo in caratelli un po' scolmi senza chiusura ermetica. Vinsanto toscano, fatto con uve ben appassite o sulle viti stesse o sui cannicci, il cui mosto viene messo in caratelli un po' scolmi senza chiusura ermetica e si tiene in locali asciutti, caldi in estate, freschi in inverno. Cioè in soffitte o soppalchi delle case. Una piccola curiosità, nel trattato opere agrarie del sacerdote Ferdinando Paoletti, al capitolo Arte di fare il vino perfetto e durevole, parla di due tipologie principali di vini, vino un passum e vini che noi chiamiamo santi. È doveroso dire che la cultura di tali vini è mediterranea e proviene in origine dal sud della nostra penisola, principalmente dalla Sicilia, che dal IV secolo a.C. importava vino greco e tutt'oggi alcuni vitigni importati continuano ad essere coltivati nel meridione, come ad esempio il greco bianco. La denominazione di origine controllata a Montepulciano, a partire dall'Ottocento, la sua presenza ed esposizioni a concorsi enologici si fa più intensa, soprattutto in alcune tenute, ad esempio Bracci, Trecci, Contucci, Bologna Bonsignore, Wandergan, Pilacci e molte altre. In tempi più recenti il rilancio sui mercati internazionali del Vinsanto Poleziano è dovuto soprattutto all'azienda Avignonesi che gli ha consentito, unitamente al vino nobile, di raggiungere a parità dalla metà degli anni Ottanta grande notorietà fino a richiederne la DOC che fu concessa nel 1996. Un legame molto profondo lega il nostro istituto all'azienda Avignonesi, in quanto nel 1967 era di proprietà della Fondazione Vegni. Come potete vedere in queste due immagini, nella prima immagine è rappresentata l'azienda agricola Avignonesi Ieri, quando ancora non faceva parte dell'Istituto Vegni, mentre nella seconda immagine possiamo vedere l'azienda agricola Avignonesi Oggi con questo nuovo impianto circolare. Questa azienda di 960 ettari fu acquistata dall'Ospedale degli Innocenti di Firenze dal notaro Nicola Vegni, papà del nostro fondatore Angelo, che poi lasciò in eredità al figlio che non morirà mai, ovvero alla scuola agraria che porta il suo nome. Cortona DOC Vinsanto, fu istituita la DOC nel 1999. La composizione dei vini di questa DOC è Trebbiano Toscano, Grechetto, Malvasia Biancalunga. Anche la nostra cantina dell'Istituto Agrario Vegni produce un Vinsanto che è stato messo in commercio nel 2009. Per quanto riguarda l'uvaggio, a Trebbiano 80%, Malvasia e Grechetto in misura del 10%.